dà il benvenuto a questo match che può regalare davvero grandi emozioni e grande spettacolo. Con me, Stefano Nava. Ciao Pier, ciao a tutti gli amici che ci stanno seguendo. C'è il fischio dell'arbitro, comincia dunque l'incontro. Oggi in questa sfida si affrontano Heracles e AZ Alkmaar. Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. Due ali per loro in questo 4-3-3 marcatamente offensivo. La difesa ha chiuso bene sul traversone. Eriksen. Sfuma l'occasione. Eriksen. Sicuro l'intervento del portiere. Sale la difesa, scatta la trappola, è fuori gioco. Nessun problema con l'uscita del portiere. Rientra. Buona la lettura difensiva che interrompe l'azione in un momento interessante. Si ripartirà con una rimessa dal fondo. Perdono il pallone. Ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo. Eriksen. Palla larga. Grande apertura per il compagno. Perdono palla. L'azione sembrava interessante. Contrasto ruvido, vigoroso. Rientra. Ha intercettato palla con un ottimo tempismo, consentendo alla difesa di respirare. Crossa in mezzo. Buona uscita del portiere, che blocca il pallone. E l'arbitro lascia giù. Arriva l'intervento dell'arbitro, punizione. Non perdono tempo. Occhio al cross, l'uscita del portiere di pugno. Calcio di punizione concesso dal direttore di gara per il tocco con la mano. L'ha colpita nettamente con la mano, l'arbitro non poteva far finta di niente. C'è il recupero del pallone. Belassani. Mantengono il possesso del pallone con una buona serie di passaggi. Buono il contrasto, recupera il pallone. Rientra.
Belassani. Grande recupero, attenzione, Belassani, portiere che blocca il tiro, bravo qui. Belassani, Eriksen, trova il compagno. Attenzione al tiro, a un passo dal gol del vantaggio. Bisogna essere cattivi sotto porta. Spezzato bene qui il gioco avversario, hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Dos Santos. Eriksen. Prova la botta, ottimo intervento del portiere. Si ripartirà con il corner. L'arbitro dice che può... L'allenatore ha deciso di cambiare completamente volto alla squadra con 3 sostituzioni in un colpo solo. Siamo arrivati al secondo tempo della gara. Speriamo che questa seconda metà di gara sia più divertente. Finora è stata una partita piuttosto noiosa. È riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. Prova a rubargli il pallone. Occhio al cross. Occhio di testa. Rete. Splendida rete. Ottimo il cross. Perfetta la scelta di tempo. Ma lo hanno lasciato troppo libero. Lui ne ha approfittato. Che stacco. Che elasticità. Che esplosività. Perentorio nel suo colpo di testa. Risultato sbloccato dunque, finalmente adesso cambia tutto tatticamente e psicologicamente. C'è il tocco addirittura verso il portiere. Palla in out, calcio d'angolo. La spazza via. Vediamo che decisione prende l'arbitro. Il portiere in presa sicura. Palla fuori, sarà corner. Dos Santos. Rientra. Fuori gioco, fuori gioco. Stava andandosene verso la porta avversaria, non ho avuto dubbi l'assistente. Ma era al di là, poco, ma era fuori gioco. Esce e recupera il pallone.
intercettano bene il pallone e provano a ripartire. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. C'è il triangolo, riesce a difendere il pallone dal pressing. Cross in mezzo, portiere sulla traiettoria, nessun problema. Interrompe l'azione con un intervento tempestivo. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Ottima visione di gioco. E il portiere recupera il pallone. Si ripartirà con un fallo laterale. Bla. Rientra. Hanno provato a sfondare per vie centrali ma sono stati fermati. Flanderus, non possono perdere altro tempo, devono segnare, per farlo devono cercare le soluzioni in area. Provano il tutto per tutto, mettendo palloni in area per trovare la via del gol. C'è spazio davanti a sé. Gran tiro, spreca l'occasione per metterla in cassaforte. E due gol di vantaggio avrebbero sicuramente dato più tranquillità. Grande atmosfera adesso sugli spalti, momento chiave della gara per modificare le sorti del match. Risultato in bici. C'è la prateria per andare, attenzione, ed eccolo, il gol del pareggio, sembrava finita. Un bel gol, qui forse c'è anche qualche responsabilità da parte del portiere. Stava disputando un'ottima gara, forse ha avuto un piccolo calo di concentrazione, spero per lui che non perda la fiducia e non si demoralizzi. Poi la che conclusione, tiro preciso che si è insaccato sotto la traversa. Eriksen. Parte il traversone, di testa colpisce il pallone. Hanno perso una buona occasione per portarsi in vantaggio. Saranno due minuti di recupero. Prova il cross, brutto cross, nessun problema per la difesa. Rischia grosso qui, l'arbitro che si avvicina. Pareggio dunque alla fine dei 90 minuti.